questa volta nelle vesti di maestro di karate o sono riduttivo nella classificazione? No, allora sono Piero Antonaccio, arbitro europeo di karate, cinturiere quinto dan. Mia moglie è la titolare di una palestra di karate, Sida Bellizzi, via Caserta, che si chiama La Nuova Polisportiva a Bellizzi. Avete avuto modo di verificare un po' quel training che abbiamo in palestra? Spesso vi è rispetto al karate una chiusura perché lo si riconduce a violenza e aggressività. Ciò non è. Un antico proverbio orientale dice solo chi porta la spada può dire se è pacifico. Noi in effetti siamo una palestra di karate per cui insegniamo ai ragazzi l'autocontrollo, insegniamo ai ragazzi a crescere in gioiosità, a fare gruppo, a stare insieme e non facciamo altro che riprodurre quel senso di socialità, quel senso di appartenenza che una volta era una pratica consolidata per i ragazzi come me di cortile. A che età si può iniziare? Noi iniziamo nell'età di 5 anni, cioè quando i ragazzi vanno a scuola vanno all'asilo, perché comunque è un'attività ludica nel quale però bisogna che venga riconosciuta l'autorità o l'autorevolezza di un'altra persona, perché altrimenti si corre il rischio di non fargli raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi, cioè il raggiungimento delle tappe motorie previste a quell'età. Il nostro allenamento è finalizzato appunto alla crescita fisica e biologica del bambino che sia congrua e sia coerente con l'età che vive. In una prima fase alleniamo gli schemi motori di base per poi passare alle capacità coordinative e poi arrivare a quella che poi è l'attività vera che ci interessa da un punto di vista agonistico, che è l'allenamento delle capacità condizionali tendenti a realizzare una prestazione di alto livello. Nel filmato ci sono molte bambine. E il karate non è uno sport prevalentemente maschio, diciamo così. Inviterei a venire a vedere una gara di karate a livello nazionale. Oggi abbiamo forse pure più ragazze che si cimentano in questo sport, perché fondamentalmente hanno capito che oltre alla fase ludica vi è una fase di crescita equilibrata del corpo, è anche piacevole da un punto di vista estetico e quindi diventa una pratica effettivamente che racchiude in sé, oltre ad un aspetto motore, anche un aspetto psicologico. E infatti io sono solito dire che alla fine noi facciamo il karate per se stessi, per ognuno per proprio conto, perché il campione è uno, mentre invece essere campioni della vita è quella una cosa che riguarda tutti e riguarda solo ognuno di noi. Durante l'allenamento ho visto che di karate se ne fa ben poco, almeno per quanto riguarda i bambini. C'è una direttiva a livello nazionale oppure è la palestra che ha fatto una scelta politica del genere? Allora, il problema è che noi siamo tutti quanti titolati presso il nostro centro di formazione sportiva che è sede della FILCAM, perché noi siamo integrati all'interno della Federazione Italiana Judo Lotto Karate e Arti Marziali, che è una federazione riconosciuta dal CONI. Tutti i nostri istruttori sono persone che si sono formate presso questa scuola ai vari livelli, che partono dall'aspirante allenatore, allenatore, istruttore e maestro, quindi è una pratica, cioè sono qualifiche che si acquisiscono con almeno 10-12 anni di scuola. E all'interno di questa formazione noi seguiamo quelle che sono le indicazioni federali per le quali il karate è una cosa che interessa e importa per ogni ragazzo quando si avvia all'attività agonistica. Per arrivare a un'attività agonistica, per avere dei meccanismi che siano anche specializzati rispetto all'attività, non serve cominciare a 5 anni, ma a 5 anni serve strutturare gli schemi motori di base, che sono le capriole e il salto, le capacità coordinative, cioè muovere coordinativamente, in maniera coordinata, arti superiori, arti inferiori e corpo,
e tenendo conto delle capacità di equilibrio, delle capacità di sapersi orientare all'interno dello spazio, per cui poi alla fine una persona a 12 anni può scegliere di fare il karate, ma può scegliere anche di fare la pallavolo o di fare il calcio. Noi abbiamo tentato di portare che quella persona sia una persona integra dal punto di vista psico, fisico e biologico, ed è possibile che a quell'età una persona possa cambiare sport e possa diventare un campione in altri sport. Invece tutte le attività sportive che specializzano a cominciare dai 5 anni i propri atleti molto probabilmente non stanno facendo un buon lavoro per i ragazzi. Io a molti dico che sport fate, e in base a quello sport che fate fate una verifica se vostro figlio sa fare la capriola, da quello si capisce se sta facendo un buon sport. E fondamentalmente anche le nostre attività agonistiche sono diverse. Abbiamo dopo 12 anni una fase agonistica pura che è specialità, che sono le forme e il karate, ma come dicevo la FILCAM, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali, ha organizzato anche una fase, diciamo, ludico-sportiva agonistica per i bambini dai 5 agli 11 anni, che si chiama Combinato Gioco Sport. È la prima occasione, vi faremo sapere, vi daremo notizia del luogo e della data in maniera tale che potrete venire a fare un filmato e vedere come si divertono i bambini. La cosa importante è che in queste gare vincono tutti, che è la cosa più importante. Perché di fronte a un campione vincere nella vita è la cosa più difficile e non tutti ci riescono. E noi vogliamo aiutare le persone a vincere in quella che è la competizione più dura, più lunga e più affascinante, che è quella della propria vita.